E ciao a tutti amici di YouTube Italia, benvenuti in questo nuovo episodio di Harry Potter e i doni della morte parte 1 per PS3. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il gioco alla grande con un brusco atterraggio alla tana. Oggi siamo appunto al matrimonio e dobbiamo parlare con Xenophilius Lovegood, un grandissimo personaggio molto caratterizzato nella saga di Harry Potter, ma anche no. Signor Lovegood, immagino sappia, signor Potter, che noi del Cavillo abbiamo sostenuto Silente nella sua vita e nella sua morte, e che sosteniamo anche lei. Grazie. Luna è qui. Si è attardata in quel delizioso giardinetto con gli gnomi, un'infestazione davvero straordinaria. Oh, per essere precisi, a salutare i Gernumbli Gardensi. Io farei complimenti al signor Wesley a tale riguardo. A proposito, vi stava cercando. Grazie, sì, lo farò. A posto, quindi abbiamo appena scoperto che il signor Weasley ci sta cercando. Opinioni su questo livello? Allora, mi piace la skin di Harry, vestito da matrimonio. Molto bella anche la grafica del personaggio di Harry. Vi vedete anche le pieghe del vestito di Harry che cammina. Molto ben realizzato. Da dove cominciamo a cercare gli Horcrux? Non sappiamo nemmeno come sono fatti. Beh, Silente ne ha trovati due. Ha distrutto l'anello e trovato il medaglione. Sì, però quello era finto, non è così? Però sembrava vero. Da qualche parte c'è il vero medaglione. Il vero Horcrux. Esatto, bene, dobbiamo cercare il signor Weasley, parlare con lui. E oggi il signor Weasley svolgerà un ruolo che nel libro e nel film veniva affidato al ministro della magia Rufus Scrimgeour. Quindi lascio a voi immaginare cosa ci dirà il signor Weasley adesso. Signor Wesley, voleva parlare con noi? Sì, esatto. Vedete, sembra che Silente vi abbia lasciato qualcosa nel testamento. Oh, a tutti e tre? Sì. A te, Ron, ha lasciato il deluminatore. A Hermione, la sua copia delle fiabe di Beda il Bardo. E a te, Harry, il boccino che hai preso nella tua prima partita di Quidditch. Vi ha lasciato anche la spada di Godric Grifondoro. Ma il ministro dice che non aveva il diritto di donare quell'arma. Non che importi molto, dato che non sa dove si trovi la spada. Ha detto cosa dobbiamo farci? Temo proprio di no. Ora, perché non portate tutto nelle vostre stanze e non scendete alla festa? Abbiamo un matrimonio da celebrare. Mia mamma mi leggeva le fiabe di Beda il Bardo. E come possono delle fiabe aiutarci a trovare gli Horcrux? Non so. Forse Silente voleva solo che ci rilassassimo. Pensate siano un indizio? Quelli sarebbero i fuochi d'artificio per il matrimonio. Il ministero è caduto. Il ministro della magia è morto. Stanno arrivando. Ok, perfetto. Questo è essenzialmente il nostro primo livello di sparatoria. Infatti, d'ora in poi il gioco assumerà più una sottospecie di sparatoria in terza persona. Infatti, guardate, colpire alla testa, uccidere gli avversari, eccetera. Abbiamo anche una comodissima ruota degli incantesimi, che per il momento comprende solamente Stupefacium, oppure tenendo premuto R1, guardate, ecco qua la ruota degli incantesimi. In tutto gli incantesimi sono 8 incantesimi, quindi ne sono abbastanza se ne contiamo Protego ed Expecto Patronum. Allora, per metterci al riparo premiamo quadrato. Ammetto che un po' mi confondevo, perché in Uncharted per mettersi al riparo è cerchio, invece qui è quadrato, però ok. Colpiamo la testa per sconfiggere i nemici prima. Uno dei trofei da prendere nella storia, insomma nel corso del gioco, è quello di sconfiggere un tot numero di nemici. Se non sbaglio 100 nemici, poi 500 nemici e poi 1000 nemici. Quindi sconfiggete quanti più nemici possibile. E per nemici non si intendono solamente Grimidori e Mangiamorte, ma anche creature quali Acromantule e Doxy. Quindi vi consiglio di sconfiggere quanti più nemici possibile durante il gioco. Premere cerchio per lanciare l'incanto 4 punti, va bene. Tieni premuto L1 per lanciare un incantesimo protettivo. Per l'incantesimo protettivo si intende Protego. Ecco qua. E la prima volta che lancerete Protego otterrete il trofeo, un solido scudo, appunto, che sta ad intendere che voi siete riusciti a lanciare almeno una volta durante il gioco l'incantesimo Protego. Bene, questa recensione accurata di come platinare il gioco, vi piacerebbe, ma dove l'avete? Una recensione commentata, una guida commentata così bene su questo gioco che vi dice come platinarlo, insomma.
Dopo tutto questo è un gioco all'avanguardia, insomma, un gioco proprio bello, invece no. Ma anche no, allora. Ok, abbiamo ottenuto impedimenta, che essenzialmente è come Stupeficium, solo una versione un pochino più veloce, eccetera. Però una cosa, un punto a favore di questo gioco sono le musiche, sono molto belle. Ok, abbiamo qui la posizione del recupero del sangue. Ok, cerchio per lanciare l'incanto 4 punti. E dai. Comunque, come vi dissi nel scorso episodio, questa prima parte di gioco è la più bella, insieme ai prossimi 3-4 livelli che faremo. Quindi ancora per un po' godremo della parte più bella del gioco. Dopo aver trovato il medaglione dell'Ambridge, comincerà la rottura di scatole. Mettiamo Stupeficium adesso perché mi sono abituato a Stupeficium. Vi consiglio comunque di usarlo molto Stupeficium, perché ci sarà un trofeo che sbloccherete soltanto dopo aver stordito un tot numero di nemici. E per stordire un nemico bisogna usare Stupeficium, quindi usate molto Stupeficium. Dove siamo? Siamo a Londra, Shaftesbury Avenue. Dobbiamo cambiarci. Avevo preparato qualcosa per le emergenze. Vedete qualcuno che potrebbe essere un mangiamorte? Come potrebbero sapere che siamo qui? Sono sempre riusciti a trovarci. E le notizie dei babbani sono piene di disastri. Ma noi conosciamo la causa. Mangiamorte. Ho preso il mantello dell'invisibilità. Ci può servire. Pensi che stiano tutti bene al matrimonio? C'era gran parte dell'ordine. Ci penseranno loro. Ok, comincia questa prima missione, che più che altro è una missione stealth. Essenzialmente, secondo me hanno messo questa missione perché non sapevano cosa mettere, dovevano allungare un pochino il gioco. Quindi dobbiamo controllare che qui non ci siano mangiamorte. E per prima cosa dobbiamo controllare che il giornalaio che abbiamo visto prima non sia un mangiamorte. Quindi andiamo dal giornalaio. Facciamo attenzione che in basso a sinistra c'è il mantello dell'invisibilità che dopo un po' si esaurisce. Quindi urtando qualcuno mentre indosseremo il mantello rischieremo di farci scoprire. Non dobbiamo farci scoprire. Ultime notizie, acquistate una coppia. Non è un mangiamorte. Ma meno male che non è un mangiamorte, allora. Queste jeans sono un po' strette. Oh, beh. Scusami, la prossima volta preparati da solo la tua roba. Non sapevo che saremmo partiti, ok? Non sono bravo in divinazione. Si tratta di pianificazione, non di divinazione. Noi dobbiamo pianificare tutto. Questi dialoghi sono una delle cose più stupide che potevano mai inventarsi gli sviluppatori dell'Electronic Arts Games, mamma mia. Io è un babbano. Già. La prudenza non è mai troppa. E quella donna laggiù? L'hai controllata? Vabbè, avviciniamoci alla donna. Vabbè, raga, la solita cosa. Ci saranno un po' di missioni stealth in questo gioco. Un pochino molto... A volte abbastanza interessanti, a volte un pochino noiose. Più che altro le missioni stealth in questo gioco ci vogliono per rompere la monotonia della sparatoria. Che dopo un po' veramente troppa sparatoria scoccia, secondo me. È appena aperto, nuova gestione! Sì, ma statevi zitti, piace. Siete solamente degli sporchi nomag. Ok, lui mi ha lasciato, se n'è andato via. E allora io gli ho detto... perché... Non è una mangiamorte. Pensi che Harry abbia addosso la traccia? Forse è per quello che i mangiamorte ci trovano. La traccia svanisce a 17 anni. Harry non è stato vicino a un mangiamorte che potesse imporgliela. Qualcosa tradisce la nostra posizione. La donna col cartello è una babbana. Sembra che li abbiamo seminati allora. Si dice no, Mag, no, babbana, mannaggia la miseria. Comunque, come potete vedere adesso, se entriamo nella mischia dei babbani, non ci beccano, cioè insomma non è che facciamo game over. Invece se prima ci facevamo scoprire dai babbani mentre dovevamo capire se quel babbano era un mangiamorte oppure no, era game over. Non so perché questa cosa, cioè questo gioco è stupido, non ti dà neanche delle spiegazioni valide. Allora, dove andiamo adesso? Al paiolo magico? Troppo pericoloso. Se Voldemort controlla il ministero, nessuno dei vecchi posti è sicuro. Siamo qui e pensiamo alla prossima mossa. Ah,
Che ne dici, Harry? Harry? Oh yeah. Comunque, vabbè, insomma, inutile che vi commento questa scena. Aspettate, eh. Opla. Praticamente il gioco è tutto così. Ogni missione del gioco sarà trasformata in una missione di sparatutto. E dopo un po' questa cosa potrebbe rompere e dar fastidio, ma proprio tanto fastidio. Per esempio, erano due mangiamorte, ok, li sconfiggevi e basta. Adesso appaiono due mangiamorte alla volta. Che peggio di questo, non si può vedere niente. Ce ne sono ancora. Perché ci trovano sempre? Dobbiamo materializzarci a troppo. Peggio! Sì, ma dove possiamo andare? A quel paese. Grimald Place. Non mi aspettavo di tornarci. Saremo al sicuro. Fermo. No! Che cos'era? Forse una fattura dell'ordine per proteggere la casa. Come fanno i mangiamorte a entrare a Grimald Place? Non solo. Come facevano a sapere che stavamo spostando Harry? Vabbè, questa sarà una missione in prima persona. Bello, eh? Semplicemente perché lo spazio è troppo piccolo e quindi hanno messo la visuale in prima persona. Hanno fatto bene, dai. Comunque, questo era il secondo episodio di Harry Potter, Doni della Morte, parte 1. Come potete vedere, sarà un gameplay molto serio, diciamo. Anche perché non riesco a fare battute su uno scempio di un gioco come questo. È impossibile, capite? Cioè, capite come mi sento, insomma. Vabbè, sarà un pochino difficile riuscire ad intrattenervi, però ci proverò. Comunque, allora, andiamo a vedere i trofei che potremmo aver sbloccato in questo episodio. Allora, innanzitutto, un giorno da ricordare. E il caffè amaro. Abbiamo preso questi due trofei. Io li ho già sbloccati tutti, però vi ricordo che vi dirò come si sbloccherà ogni trofeo. Quindi abbiamo sbloccato un giorno da ricordare e caffè amaro. Poi suppongo di aver sbloccato anche un solido scudo, questo qua. E poi non lo so, andando avanti col gioco senza neanche accorgercene sbloccheremo i trofei sui nemici sconfitti. Ha lanciato tutti gli incantesimi, cose del genere, ma non è ancora il momento. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, iscrivetevi, mettete mi piace. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio e